8:52 minuti di nuovo Mario. Di nuovo in diretta, allora abbiamo fatto una panoramica sulle vicende sia politiche, diciamo, rispetto ai provvedimenti di legge in discussione, sia diciamo partitiche con Walter Verini, che è la sponda Partito Democratico, diciamo, di origine veltroniana, sì, per capirci. Adesso ci buttiamo anima e corpo nell'altro fronte. Andiamo con l'onorevole Barbara Saltamartini, PDL, vicepresidente Commissione Bilancio. Buongiorno Saltamartini. Buongiorno a voi. Mario. Buongiorno a Barbara Saltamartini, che ha insomma un delicato ruolo, perché oggi cominceremo a parlare approfonditamente della vicenda IMU, rinvio della data di giugno, però c'è una brutta notizia, almeno questa è la mia valutazione. Pare che quello che riguardava lo sgravio per le imprese non ci sarà, cioè sui capannoni si paga lo stesso, ho capito male? Ma dunque, allora, questo è quello che scrivono stamattina i quotidiani. È ovvio che è una posizione che non mi trova d'accordo, laddove dovesse essere confermata dal decreto, perché credo va domani, esatto, in Consiglio dei Ministri, quindi ad oggi ancora il testo non lo abbiamo visto. Per cui laddove fosse confermata è ovvio che come PDL, ma credo come con una maggioranza sicuramente più ampia, noi proporremo delle modifiche per inserire il discorso dei capannoni industriali e i terreni agricoli, tra l'altro, che è l'altro grande tema. Quindi noi ci auguriamo che questo accada. È ovvio, siamo tutti consapevoli e coscienti che i soldi non ce ne sono tanti, per cui dobbiamo sicuramente, non possiamo fare tutto quello che vorremmo fare, però è anche vero che si può individuare ulteriori tagli, come abbiamo visto per esempio nel decreto che abbiamo approvato ieri alla Camera sui debiti, sui pagamenti dei debiti della PA alle imprese, che è possibile ancora tagliare all'interno di una spesa pubblica che magari insomma di cui possiamo farne a meno, ecco. Però proprio in Commissione Bilancio su quel decreto, il decreto sulla pubblica amministrazione, avete per esempio, mi pare, approvato un emendamento che cancellava i tagli su scuola, università e ricerca, no? Mi pare 500 milioni. Assolutamente, più o meno, sì, confermo che non abbiamo tagliato né scuola né università né ricerca. Quindi quell'emendamento sono 500 milioni. Ora il rinvio dell'IMU vale miliardi, non è una cosa da poco, insomma. Beh sì, se solo la prima casa sappiamo che è 4 miliardi, ovviamente. 4 miliardi solo la prima casa, poi ci saranno i capannoni e sono altri miliardi. Sì. E poi a stretto giro adesso avrete, non si discute domani, ma insomma arriva la questione dell'IVA e bisogna sospendere anche l'aumento dell'IVA e sono altri miliardi. Ma ci sono le risorse per fare tutte queste operazioni, belle, ma, per guardi, carità, però... È ovvio che queste sono ulteriori verifiche che sta facendo il Ministero dell'Economia. Noi avevamo dato come Popolo della Libertà anche un programma per individuare dove andare a prendere le risorse per evitare il pagamento dell'IVA, evitare l'innalzamento dell'IVA. E è ovvio che noi l'abbiamo proposto al governo, ora il ministro dell'economia sta ovviamente verificando le coperture. Secondo noi lo spazio c'è, ma soprattutto lo spazio c'è in due modi, a nostro parere. Spesa pubblica, intendendo non ovviamente quei tagli a quei ministeri fondamentali, vedi quello della scuola, su cui è stato fatto ovviamente anche molta propaganda, ma tagli su quella spesa pubblica che non serve a nessuno. E la spesa pubblica che non serve a nessuno è dentro i ministeri, per esempio, e ce n'è tantissima, è dentro quelle realtà che sono state create dallo Stato, quegli apparati che non servono più a nessuno, quegli innumerevoli enti, per esempio il taglio definitivo delle province, su cui io non vedo l'ora si possa arrivare a riconfrontarci in Parlamento, per cui esistono dei luoghi, dei capitoli di bilancio dove andare a tagliare, bisogna avere il coraggio di farlo. Il decreto il DDL sulle intercettazioni, vede Barbara Saltamartini concorde? No, io sono convinta che ci sia, come lo eravamo qualche anno fa, che ci sia un abuso dello strumento delle intercettazioni. E rispetto a politicamente che... piazzare questa bandiera oggi, proprio insomma ieri, proprio in una condizione non proprio di massima serenità. Guardi, lo stesso presidente Berlusconi era molto scettico che questa cosa avvenisse,
mentre siamo assolutamente convinti che la riforma della giustizia nel suo complesso è un argomento da trattare innanzitutto per gli italiani prima ancora che per Berlusconi, e sulle intercettazioni lo stesso presidente si era molto molto scettico. Un paio di domande prima di salutare l'onorevole Saltamartini. Volevo chiederle se c'è una proposta anche del PDL a proposito della violenza contro le donne, sul femminicidio. Ne ha parlato Letta, insomma si era detto che nel prossimo Consiglio dei Ministri si sarebbe parlato proprio di leggi per contrastare la violenza sulle donne. E poi per quanto riguarda l'approvazione della Camera sul decreto legge della pubblica amministrazione per le imprese, se sfuma oppure no. Sì, allora dunque, per quanto riguarda il femminicidio, noi come Popolo della Libertà abbiamo già depositato una nostra mozione parlamentare che diciamo sulla scia di quanto avevamo già avviato al Ministero delle Pari Opportunità con l'ex ministro Carfagna, noi individuiamo ulteriori strumenti tra cui la creazione della task force interministeriale per contrastare questo fenomeno, però non illudiamoci, la migliore legge non potrà mai fermare una degenerazione culturale sul problema della violenza sulle donne, alle donne. Per cui io mi auguro che oltre ovviamente a migliorare ulteriormente le nostre leggi, e attenzione, l'Italia è all'avanguardia per leggi contro la violenza sulle donne, noi dobbiamo fare una grande elaborazione culturale, ma coinvolgere soprattutto gli uomini in questo processo, perché purtroppo senza questo salto di qualità culturale noi non sconfiggeremo la violenza sulle donne. Chiaro. Sul decreto delle PA ieri abbiamo secondo me finalmente dato avvio a questa fase nuova, soprattutto di risposta agli italiani. Nel decreto che abbiamo votato ieri alla Camera e che passa al Senato, quindi ci auguriamo che massimo la prossima settimana sia legge, venga convertito in legge, ci sono 40 miliardi di euro per dare agli enti locali e in generale alla pubblica amministrazione per pagare le imprese. Non abbiamo aumentato tasse per individuare questi soldi, ma li abbiamo individuati appunto in quei meandri della pubblica amministrazione dove spesso e volentieri si fermano, e diamo possibilità agli enti locali soprattutto di sforare il patto di stabilità attraverso ovviamente l'allentamento del patto di stabilità per verticale, che vuol dire che finalmente gli enti locali hanno i soldi per pagare quelle realtà, i fornitori e le imprese che hanno svolto lavori per la pubblica amministrazione e che da anni non vengono pagati. Quindi una prima boccata d'ossigeno per le imprese e per l'economia italiana. Bene. Mario, se hai curiosità, se no siamo alle 9. Grazie a Barbara Saltamartini. Buon lavoro. A presto, risentirla, l'onorevole Barbara Saltamartini del PDL.